Ancora un'altra clip dedicata alla terza prova del campionato campano enduro FMI 2024. Siamo a San Clemente di Galluccio, provincia di Caserta, a due passi dal confine con il Lazio, quindi quasi sul Garigliano, dove il motoclub Vulcano, state vedendo, ha ospitato questo terzo appuntamento. La prima volta che si svolge una gara qui di enduro e devo dire che tutto è andato nel migliore dei modi. Siamo con le cronache delle categorie territoriali, con la classe senior che è andata ad Antonio Marzano, eccolo, numero 176, motoclub SPS, la sua squadra 250 quattro tempi in questa prima cross test. Poi c'è stata anche una enduro test, in tutto 7 prove cronometrate per i 136 piloti che sono accorsi qui a San Clemente di Galluccio per questo terzo appuntamento, sperando che diventi proprio una classica del nostro campionato campano, ma credo che i presupposti ci siano tutti, visti anche i commenti delle autorità locali entusiasti per questa manifestazione. È sempre un indotto in cui arrivano, si muovono centinaia di persone. Il numero 173 è Mattia Crimele, eccolo al secondo posto della territoriale senior, il pilota del motoclub di guida su Gas Gas 300, due tempi appunto tabellata 173, che chiude in seconda posizione nella territoriale senior in questo terzo appuntamento del campionato regionale Campania FMI 2024, gara organizzata dal motoclub Vulcano, ottimamente coadiuvato da questa bella flotta di sinergia che si è creata tra la maggior parte degli enduristi campani che hanno più esperienza in fatto di gara, ed era il nostro auspicio da sempre che si potessero unire le forze per organizzare prove brillanti come le prime tre che abbiamo visto quest'anno. Al terzo posto c'è Filippo Gabriele, numero 174, su KTM 302 tempi del motoclub di guida, che appunto si piazza al terzo gradino del podio nella territoriale senior in questo terzo appuntamento. Poi naturalmente ci sono le classifiche, i tempi sul sito FICR Enduro, dove dovrebbero esserci poi anche le classifiche del campionato aggiornate. Passiamo ai Major, classe territoriale, con Fabio Danna, numero 177, quello che ci passa davanti, che vince in questa categoria, il motoclub SPS. Per lui, se prima c'erano stati solo 5 secondi fra Antonio Marzano e Mattia Crimele, adesso tra Fabio Danna e Domenico Franco ce ne sono 7, quindi ci sono questi 4 piloti in queste due categorie che si equivalgono tantissimo. Prova ne è stata, i tempi registrati quest'oggi molto simili fra i primi due piloti di categoria, e c'è da sperare in un campionato che più avanti si va e più diventa entusiasmante. Quindi dicevo, al secondo posto c'è Domenico Franco, numero 175, pilota di casa, motoclub Vulcano, per lui su KTM 350 quattro tempi, che appunto paga soltanto un distacco di 7 secondi, quasi 8 in realtà, rispetto a Fabio Danna. Hanno evidentemente interpretato le linee della cross test, dell'enduro test, quasi allo stesso modo i due piloti della classe territoriali Major, mentre lo vediamo ancora in azione Domenico Franco nella cross test, per andare a vedere poi chi si è piazzato al terzo posto con un distacco insomma considerevole rispetto ai primi due piloti. C'è Armando Batelli, numero 196, per lui per la sua KTM 350 del motoclub SPS, che paga un distacco di 2 minuti e 25 secondi, quindi notevolmente distaccato rispetto a Fabio Danna e Domenico Franco. Armando Batelli che si piazza al terzo posto nella territoriale Major, mentre Luigi Ricciardiello e Vincenzo Mingione completano questa classifica in questa categoria qui a San Clemente di Galluccio. E a questo punto, mentre vediamo ancora in azione Batelli, ci andiamo anche a vedere i podi e le interviste. Un'esperienza veramente fantastica, complimenti a tutti gli organizzatori, il motoclub, ci siamo divertiti e abbiamo anche tutto. Perfetto, auguri anche a te. È stata
una bella gara, giornata bella adrenalinica, molto veloce, scorrevole, alla fine sono venuti fuori anche dei buoni tempi e ci siamo divertiti, abbiamo portato a casa un primo posto. Perfetto, grazie. Con licenza training nella categoria due tempi c'è Luigi Grieco qui a San Clemente di Galluccio per questo terzo appuntamento. Vi ricordo, licenza training che permette di disputare gare complete di enduro però senza andare a punti per il campionato generale, quindi una licenza di più facile accesso dal punto di vista economico che ti fa fare le gare giornaliere, ma naturalmente ai fini del campionato non vai a punti. E Luigi Grieco è quello che si è presentato insomma in questa categoria unica nella due tempi con il numero 206 e la sua KTM 300. Eccolo in azione nella cross test. Naturalmente i piloti svolgono tutta la gara di enduro, diversamente da quelli sprint che svolgono soltanto la cross test. Vediamo ancora in azione Luigi Grieco del motoclub Vulcano, quindi pilota di casa, svolgere la cross test. Per quanto riguarda la quattro tempi abbiamo innanzitutto Fabio Di Lorenzo, numero 207, anch'egli pilota di casa, che ha vinto quest'oggi. Vedremo poi altri piloti che lo seguono in classifica con la sua KTM 350 tabellata appunto 207, il pilota di casa Fabio Di Lorenzo, che è andato a vincere su Michele Di Mambro, numero 202, eccolo in azione che ci passa davanti, anch'egli del motoclub Vulcano. In realtà i primi quattro piloti di questa categoria training quattro tempi sono tutti del motoclub Vulcano, il motoclub che ha appunto organizzato la gara. In terza posizione c'è Luigi Di Lorenzo con il numero 209, eccolo qui, anch'egli su KTM ma 250 quattro tempi. E poi ricordo anche qualcun altro: Simone Di Lorenzo, Domenico Di Fonso, Francesco Sant'Antonio, Antonio Castagnola, Luca Calzaretta, Luca De Vita, Elvinio Senese, Giuseppe Palermo, sono gli 11 piloti che appunto hanno disputato questa prova oggi. Per quanto riguarda il training Campania, abbiamo la vittoria di Alessandro Marinelli nella sprint con il numero 218, eccolo qui sulla sua Squarna, anch'egli del motoclub Vulcano. In seconda posizione in questa categoria poi troveremo Mario Bruno, numero 217 per lui, eccolo qui con la Gas Gas, anch'egli del motoclub Vulcano, in seconda posizione, che paga a pensare soltanto un secondo e 64 decimi rispetto ad Alessandro Marinelli, quindi insomma non è tantissimo, anzi un nulla rispetto al vincitore di giornata. Poi abbiamo il numero 220 che vedremo tra poco in azione, che in terza posizione si piazza in questa training in Campania, Francesco Ursillo, che è a bordo di Yamaha, ma in realtà stiamo ancora vedendo Mario Bruno impegnato nella parte centrale di questa cross test disegnata dai compagni del suo motoclub per questo terzo appuntamento qui del campionato regionale Campania e Basilicata Enduro FMI. Eccolo qua il numero 220 che avevo preannunciato, Francesco Ursillo, terzo sulla sua Yamaha 250. Ma voglio anche ricordare gli altri piloti, visto che ci siamo, li citiamo: Pietro Iuzzolino, Paolo Di Leo, Luca Carbone, mentre si è ritirato Donato Di Leo in questa categoria training. Vi ricordo, licenza particolare che vi dà la possibilità di correre gare giornaliere senza accumulare punti per il campionato generale. Nel frattempo stiamo ancora vedendo un po' di immagini di Francesco Ursillo con la Yamaha numero 220 svolgere la cross test in questa, in questo scenario bellissimo che ha ospitato appunto questo appuntamento. Di Lorenzo Fabio, grande. Allora salutiamo, Marinelli Alessandro, motoclub Vulcano. Ci sono anche tanti altri clip dedicati a questa terza prova del campionato campano Enduro FMI, le trovate sul nostro canale YouTube e naturalmente nell'articolo dedicato su starbikers.it.